Bizzarra Bellezza, Emilio Mantelli, che fu punto di rottura di quello che era la grafica della sua epoca. In questa mostra possiamo trovare tutte le sue maggiori xilografie, tutti i libri su cui appaiono sue illustrazioni, copertine, anche artisti che in qualche modo lo hanno influenzato o che sono stati da lui influenzati o che negli anni sono stati i suoi compagni in questa ricerca. Morì nella Prima Guerra Mondiale, morì a seguito di una malattia polmonare, dopo che per pochi anni, a partire dal 1911, si era pian piano imposto sulla scena della xilografia italiana, partecipando al Cenacolo degli Artisti che pubblicavano le loro opere sulla rivista spezzina di Ettore Cozzani, L'Eroica. Di quegli anni che furono un po' l'epoca d'oro della xilografia in realtà in Italia e in Europa. E le sue prime opere sono in chiave neo-michelangiolesca e quindi un tardo liberty, per poi spingersi verso una moderata avanguardia che prendeva spunto dalla tradizione italiana agli artisti dell'espressionismo tedesco, indirizzarsi verso un primitivo e in qualche modo visionario déco. La difficoltà nel realizzare questa mostra sicuramente è legata al fatto che sono state raccolte qua in queste sale praticamente tutte le opere conosciute di Emilio Mantelli. Tutto questo materiale era disperso in collezioni private e pubbliche e quindi ci si è dovuti attivare in qualche modo per far sì che tutto questo materiale potesse convenire qua all'interno di questo museo. La difficoltà è stata condivisa con il personale del museo, in particolare con Silvia Scaravaggi, che ha un po' coordinato l'arrivo di tutti questi prestiti pubblici e privati. Il piacere di fare questa mostra è quello di essere riusciti a riscoprire un artista sicuramente poco conosciuto, importante però per quello che è la cultura grafica italiana, per quello che è l'incisione, soprattutto l'incisione xilografica.